the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, we cut our hands. Salve ragazzi, eccoci di nuovo a spiaggia dopo un lungo periodo di assenza perché ho fatto una bella cosina, mi sono sposato perché ero leggermente impegnato e oggi sono qui al mare con i miei parenti del Brasile, mia moglie, ciao! Il cugino è già là in acqua che fa il bagno, ancora a ottobre, buon per lui. Va bene, io faccio una spazzolata e speriamo di trovare qualcosa. Primo segnale, 59-58 fisso. Vediamo cos'è che abbiamo in diretta. È cambiato, ora è andato sui 60. Mi sa che l'ho visto. Preso. Si inizia subito con un bel classico strappo di lattina. Preso Sinaldo, il mio parente brasiliano ci ha trovato un euro e ne ha trovato un cactus. Vai Felipe. Oddio, mia cognata ha appena ricevuto un segnale. Non sai? Sì? Vediamo, sì. Non è buono. Tetrapack, vedi questa? È buono quanto? Quanto è buono? Buono? Quanto, quanto? Un numero? Dipende, 50, 60, 70. Però... Tu mira, spera, Ho trovato delle belle pasticchine. Ah, la tachipirina ho trovato. I miei parenti brasiliani. Ah, chi è? 22. Ancora lì? 22 di chi è? Ancora lì? Peccato che si è rotto la lettina del Sand Scoop. Nada, no, tu guarda. Vai, hanno trovato 2 centesimi. Ehi, ora c'è una videochiamata da Brasile. Oh! Davi, ciao Davi! E sto facendo un video, Anche questo sui 50 fessi. Vediamo. Ragazzi, non so cos'è, è uscito fuori adesso. Oh, una forchetta! E vai! Che si mangia? Perfetto! Vai, i miei parenti mi hanno appena dato permesso di metterli su YouTube, sicché sono a posto. Martireno. Vecchiano. Ciao. Allora, abbiamo trovato con non poca fatica un ciondolino, una tartarughina. Oh, sarà argento? Non credo, sarà bigiotteria. Sto partendo a pezzi. Va, a casa proviamo a pulirla, vediamo se c'è qualche stampetta. Ma secondo me è bigiotteria. C'è mia moglie che mi ha chiamato. Arrivo amore, arrivo! Vediamo cos'è. Vai Bettania! Prego. Cos'è? No, ma io... Sì, è la. Una bottiglietta. Almeno sarà un braccialetto d'oro, amore, scusa. Sì, l'ho raccatto io, vai. Me lo butto via io. Lo vedo un grande otto. Oh mio Dio. Oro. 49-48. Mancava quello. Che bell'oro, una bella pipitozza d'argento. Magari.
Quanto segna? A volte 70, a volte 40. No, allora. Ha preso. No, l'hai perso perché è bucato quello lì. Prova lì, sembra buono. No, ancora lì. Tanta Betania, eh? Ho tartaruga di prata. Mia moglie, mia moglie 10 centesimi, mia cognata 2 centesimi, il cugino 1 euro e io ancora nulla. Vai, facciamo un po' di merenda. Merenda! Lo facciamo merenda in riva al mare, alla praia. Che? Abbiamo anche il fragolino. Buon appetito! Il mino! Vai Giosinaldo, te gusta il fragolino, eh? La Madonna! Insieme! Abbiamo finito di mangiare! Il fragolino è molto dolce, buono, eh? Ok, provo un po' l'F22, il Fisher. È un pochettino che non lo uso. Il cinese l'ho prestato a nato mio cugino, attualmente sta in Garfagnana e qualcuno sta cercando di trovare un anello d'oro con quello che l'ha perso nel giardino. Speriamo che ce la faccia. Io continuo in spiaggia con i miei parenti. Vai, primo segnale con il Fisher. Dov'è? Ehi! Un po' ballerina. Col pin point mi è toccato cercarlo. 5 centesimi. 85-86 fisso. È un po' grossino. Boh. Sarà un cartone di succo di frutta. Tetra Pak. La Madonna. Micro diffusore di acqua? Oh, che cavolo è? Ok. Niente, cambio. Riprendo il Quest perché per mia cognata questo è troppo pesante. E le riprendo il Fisher. Mia. 66. Un altro target di mia cognata. Vai. Ora lo scaviamo, vediamo cos'è. Lo strappo di lattino di mia cognata. No. E ride come una matta. E si sta divertendo. Sui 47, 48, 50. Ai, ho fatto un bestaccio. Vediamo cosa è. Ma perché al primo colpo non li becco più? Perché? Mamma mia, ma che c'è qui sotto? Preso! Un'altra bella pepita. Un altro segnale, 46, è superficie, abbastanza. Proviamo anche qui Betania, vai. Oh. Niente, ancora stagnola. Ho trovato un bottone. Cos'è? Ma un laccio. Un po' di metallo c'è. Ma qui siamo in Brasile, c'è anche le noci di cocco. Allora, laggiù ci sono nuovamente militari, appena finisce la stagione balneare ci ritornano subito a rompere le scatole. E vabbè, quest'anno purtroppo, come vi ho già spiegato, mi sono perso la stagione. Ma ci sono cose più importanti nel mettere il tetting. Organizzare il proprio matrimonio non è tanto semplice, comunque ce l'abbiamo fatta. Io vi chiedo nuovamente scusa per la mia assenza, ma
avevo dei motivi più che validi. Comunque spero di ritornare con altri video. Vediamo l'inverno cosa ci riserva. Se riuscivo a fare qualche spazzolata, magari in mezzo a qualche bosco, non lo so, qualche idea ce l'ho, però è tutto da vedere. Io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto mettete un like, lasciate un commento e vi saluto, alla prossima!